un prato che fa veramente pena. Guardate che cos'è, va bene che è passato l'inverno, quindi non l'ho per niente curato. Ed è davanti a casa, a parte le margherite, tutto il resto è da buttare. Guardate che schifo, qui c'era un vaso di fiori che ho appena spostato. Allora ho chiesto aiuto a Bazar Giusto perché è un rivenditore di semenze Bottos, quindi questo video è realizzato con la sua collaborazione perché non è il mio campo per quanto riguarda tipologie di erba da seminare, tipologie di concimi, e quindi ho deciso di affidarmi a Bazar Giusto. Insomma, lo conosco, ci collaboro da un annetto, ho visto che è un rivenditore di questa marca, che è una marca di qualità, e ho deciso di rifare il prato con questi prodotti. Allora, le operazioni da fare sono queste, mi sono consultato, ecco perché ve lo dico, se avete lo stesso problema. Ora passo il rasaerba, taglio tutto ciò che è da tagliare, poi passo la motozappa, raso tutto, quindi cerco di eliminare il più grosso delle erbe infestanti, dopodiché cominciamo la stesura dei prodotti. Ok, dai, 10 minuti di lavoro col tosaerba. Ho tagliato l'erba, quella grossa dove arrivavo, era erba anche abbastanza alta, però ha lavorato abbastanza bene, era fermo da tutto l'inverno. Un po' di tirate il funicello, ho controllato l'olio e la benzina, c'erano, e via. Adesso proviamo la motozappa Kuber qui, utilizzo quella per fare lo scavo. Tenete conto che questo terreno è talmente duro che sotto 3-4 cm di terra c'è tutto tuffo, quindi non si può coltivare nulla. E qui, parlando di giardino, quello che vorrei creare, insomma, ho chiesto dei semi di erba molto tenaci, molto resistenti alla siccità. Io qui non ho irrigazione e non la posso avere, e quindi vediamo poi come si svilupperà quest'erba che mi ha dato Bazar Giusto. Intanto vi faccio vedere una cosa che ho notato in questo istante. Guardate qui cosa abbiamo. Guardate qui cosa abbiamo. Ed è vivo ancora, per fortuna non gli ho fatto del male. Allora, possiamo dire che il lavoro è finito. Ho impiegato circa 30 minuti, saranno una cinquantina di metri quadri. Come avete visto sono andato piano piano, prima marcia. Adesso l'operazione da fare è quella di rastrellare, livellare, togliere ciò che è più grosso come le radici. Dopodiché vediamo la stesura dei prodotti. Sono passati un po' di giorni quando ho fatto la prima passata con la motozappa, e sono passati veramente un paio di settimane, poi tra il vento che c'è anche oggi e mi dispiace, e le piogge, insomma, alla fine sono dovuto ripassarci questa mattina. Ho pulito meglio che potevo, ho rastrellato, quindi ho tolto il più grosso, e adesso ci ritroviamo al momento della semina. Allora, brevemente, vi parlo soltanto dei tre tipi di concimi e di come vanno utilizzati. Se notate, li ho messi in ordine: NPK, azoto, fosforo e potassio. Sono i tre macroelementi che si trovano in natura e che servono ai semi dell'erba per fare il prato, per avere le condizioni migliori di crescita. Vediamo l'utilizzo. Allora, il Biostart P, dopo vedremo le dosi, si mette al momento della semina, quindi va proprio mischiato insieme ai semi, in questo caso della Bottos, e tutto della Bottos è una linea professionale per quanto riguarda il prato. Quindi il Biostart P va mischiato al momento della semina. Dopo che abbiamo fatto il secondo taglio e dopo aver atteso circa 20 giorni, passiamo allo Sprint N, che spinge la pianta in primavera e in autunno, quindi si concima direttamente con questo per terra. Il Summer K invece aiuta la pianta con il caldo e con il freddo, si mette prima dell'inverno e prima dell'estate. In questo caso, che io sono arrivato tardi, lo metterò soltanto a fine autunno e non in estate, in quanto metterò il Biostart P. Sono a lenta cessione, hanno una durata e un'efficacia di circa 2 mesi, e la tecnica di semina nell'erba, seguendo anche i consigli, per me è la prima volta che lo faccio con prodotti professionali, è questa. Ognuno di questi è per 40 metri quadri, io ne userò circa 2, lo mischerò di pari passo con della sabbia di fiume e contemporaneamente lo mischerò col Biostart P, seguendo le dosi. Quindi avrò in un secchio 3 prodotti, avrò i semi dell'erba, il Biostart P e la sabbia. Ci mettiamo al lavoro, vediamo come funziona. Semino a spaglio e alla fine
bene, dal momento che non ho un rullo per passare sopra la semina, coprirò i semi con del terriccio universale di qualità. Allora, intanto ho dosato il BioStart P, 30-35 grammi a metro quadro. Diciamo la verità, fa schifo come terreno, è inutile ci giriamo intorno. Questo è un terreno di riporto, è pieno di sassi, mattoni, non vi dico cosa ho trovato. I semi dell'erba ovviamente sono quelli classici, no? Solo che questi sono di una qualità alta, insomma. Quindi ho una dose per circa 80 metri. Cercherò di seminare a spaglio, incrociato, prima in verticale, poi in orizzontale, in modo tale da cercare di coprire tutte le zone possibili. Dal momento che i semi sono molto volatili, qui ho il vento, il consiglio, riportato anche sulla confezione dei semi, è quello di mischiarlo con della sabbia, sabbia di fiume. Non ne ho moltissima, andrebbe in proporzioni uguali, almeno in volume. Ecco, si sono un po' appesantiti, eh? Ora mettiamo alla prova la mia tecnica di semina a spaglio sopraffina. Vedrete alla fine certi buchi ci saranno. Sembra facile, ma non lo è per niente. Iniziamo dal fondo. In effetti con la sabbia va abbastanza bene, perché come vi dicevo si sono appesantiti. Purtroppo c'ho vento, faccio quello che posso. Ora, prima di bagnare, se si ha un rullo lo si passa sopra così si interrano i semi. Io non ce l'ho e quindi ho acquistato del terriccio di marca, ma non è il top di gamma, quindi con questo adesso piano piano coprirò i semi, dopodiché innaffierò. Questa è una delle operazioni più difficili per me, perché ho vento, ho dovuto mettere gli occhiali da lavoro perché la terra mi va negli occhi. Purtroppo ci devo fare i conti, ci devo convivere con il vento, fa parte di questa zona geografica. Così è come si presenta il prato seminato. Parolone, prato seminato, non so i risultati, perché il vento veramente mi ha fatto i danni. Non riuscivo a stendere né i semi né il terriccio sopra. Con il rastrello dopo ho livellato ancora le buche dove ero passato, perché ci ho lasciato l'impronta. Non è un prato all'inglese, non lo sarà mai, eh? Però è poco battuto. E quando mi sono rivolto a Bazar Giusto per chiedere un consiglio, io gli ho detto che qui non ho irrigazione e batte il sole praticamente tutto il giorno, quindi... Pur essendo un prato poco calpestato, diciamo che non è tenuto benissimo. Non voglio sprecare acqua per il prato, perché ne ho già poca per l'orto. E la posizione geografica fa sì che sia al sole praticamente tutto il giorno. Quindi mi ha consigliato i semi che vi avevo fatto vedere, maciste. Ma ce ne sono anche altri, in base al prato che avete bisogno voi. Se vi mandate una mail, vi spiegate un po' la situazione. Vi consigliano sia i semi che il concime. E questo è un servizio che ho apprezzato molto. Non si può avere ovviamente ovunque. Bene, adesso gli do un'innaffiata, sperando di non farmi la doccia con questo vento, e poi praticamente abbiamo finito. Ecco, chiudo il video soltanto facendovi vedere quello che vi ho detto prima. Vedete quello che ho chiesto io, resistente alla siccità. Come vi dicevo, ce ne sono altri modelli in base alle vostre esigenze. Il video lo chiudo qui, farò poi un aggiornamento quando ci sarà il tappeto erboso. Parliamo dei primi germogli in 10-15 giorni, quindi fra un mesetto insomma farò un aggiornamento. Ringrazio Bazar Giusto per avermi consigliato i semi. Se dovete fare anche voi un tappeto erboso, volete utilizzare i semi della Bottos, vi lascio giù un codice sconto solo per voi, non ci guadagno niente, per acquistarli su Bazar Giusto. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, condividete il video, ci vediamo la settimana prossima.